aspettate perché già ci siamo messe troppo male qua. Ci dovremmo essere. Allora, video improvvisato perché in pratica è una vita che devo fare questo video, ma c'è sempre la sedia che cicola, trovo ragazzi, sempre io sono, vabbè. Niente, quindi ho deciso, sbrighiamoci, facciamolo perché tra un po' finisce pure il 2016, io ancora vi devo fare il video. Top Makeup 2015. Cercherò di andare veloce perché qui ragazzi c'è 3000 cose da farvi vedere. E molte cose saranno prodotti che avete già visto nei vari promossi durante gli altri video, perché di solito i promossi del 2015 sono i prodotti che io in quell'anno ho usato di più, quindi per forza in qualche promosso l'avrete trovato. All'inizio dagli applicatori, quindi dai pennelli. Aspettate un secondo. Allora, dai pennelli. Allora, vi devo promuovere. Per me è stato proprio top, ne ho due di questi. Questo Kabuki della Elf, non so se adesso lo fanno ancora, della linea Studio, con il vecchio diciamo, pecora, hanno rifatto il sito, quindi non so se è sempre uguale. E, ragazzo, questo Kabuki è morbidissimo, molto denso, cioè proprio è bello, grande, denso, però morbidissimo e costa una co cioè costava quando io l'ho preso pochissimo, tipo 3,50 euro, una roba simile, o 5 euro, non mi ricordo adesso, comunque una cifra veramente bassissima e promossissimo. Io lo uso anche quando voglio mettere per esempio una cipria, diciamo senza mettere il fondo, molto con questo qui faccio subito perché è più coprente. Adesso non ho niente sul mostro. Poi, promossissimo, è anche sporco come quasi tutti i pennelli che vedrete, questo qui, cioè non promossissimo, top diciamo, questo qui della Real Techniques, che è Blush Brush, ed è praticamente il pennello a tulipano, famosissimo, di Real Techniques per il blush. Cioè io praticamente uso quasi sempre solo questo, non uso questo solo se non si è arrivato ad asciugare, però per il blush ormai uso solo questo perché mi trovo benissimo, mi sfuma benissimo il blush, quindi promossissimo. Per gli occhi promuovo, top. Per il correttore è questo qua, 142 Concealer Buffer di Zoeva. Questo qui che è come un minuscolo kabuki un po' alto per gli occhi. E questo qui veramente sfuma il correttore sotto all'occhio benissimo e si riesce anche a essere precisi se uno applica il correttore, per esempio, dopo essersi truccata, non si va a rovinare il trucco, quindi bellissimo, mi piace, l'adoro. Poi due piccolissimi, sempre di Zoeva, sono il 237 e il 230. Questo è il 237 minuscolo ed è un pennello piatto, però non ha setole, non so come dirvi, ha delle setole tagliate un po' a sfumare, diciamo, verso l'alto, però è molto stretto e piatto. E questo qui è utilissimo per sfumare l'ombretto sotto l'occhio, oppure se anche volendo sfumare la matita sopra, questo è fantastico perché è proprio minuscolo. Sempre per lo stesso scopo, però più che altro per la parte sotto l'occhio, per fare questa parte qui con l'ombretto, adoro il 230, sempre di Zoeva, Luxe Pencil, che è questo qua, è a penna. Di cui vi consiglio anche, se lo trovate, perché è ancora più preciso e più piccolo, questo qui di Acuro, di cui si vede ancora un po' la scritta, questo qui che è il H76, è veramente minuscolo, ha diciamo un terzo in meno di setole rispetto a questo, veramente sono utilissimi per andare a fare queste zone di precisione. Poi sempre top, e sempre top rimarrà, questo qui di Acuro, l'H77, che è un pennello da sfumatura però molto appuntito sopra. E quindi per chi come me ha la palpebra un po' strana, è comodissimo perché vi va a sfumare con precisione senza allargare troppo la sfumatura. Questo qui. E poi da sia applicazione che sfumatura, applicazione però nella piega, i miei preferiti sono il 227 di Zoeva Soft Definer, che è praticamente questo pennello. Allora, 227 Soft Definer. Questo pennello che è alto, però un po' a sezione un po' più bombatina, e questo qui di Acuro H79, che purtroppo ora ce l'ho da un paio d'anni, mi si è rovinato un po' qui,
Questo qui è più piatto rispetto a questo. Non so se si vede anche frontalmente. Ce la facciamo. E anche la parte sopra finisce un po' più a punta rispetto a questo che finisce un po' più tondo. E sono questi qua spettacolari per andare a fare praticamente applicazione e sfumatura direttamente nella piega dell'occhio. Quindi come applicatori i miei top 2015 sono stati questi. In più vi devo citare, perché è un prodotto che non riesco a abbandonare, infatti è sporca perché tutti i giorni la uso, tutti i giorni è sempre sporca, e l'ho usata stamattina, dopo la devo lavare, la spugnetta di Real Techniques, bella sporca zozzona, che io, ragazzi, vi devo dire, per me, per la mia pelle, la preferisco alla Beauty Blender, che ho anche, però uso più questa, la trovo che mi fa più un effetto aerografo rispetto alla Beauty Blender sulla mia pelle, quindi promossissima. Top. Passiamo alle unghie. Allora, le unghie e i miei prodotti base preferiti sono stati, allora, per quasi tutto l'anno, perché questo qui me lo regalarono al Cosmo Prof. Ora praticamente si può dire è finito, ragazze. Cioè, praticamente è qui. Ed è la base di Fabi Nile Renew, che ho adorato sia come base, sia per quanto riguarda invece lasciare le unghie un po' più naturali. Facevo due passate invece che una ed ha un effetto molto elegante, molto glossato sulle unghie, bellissimo, fantastico, quindi l'ho adorato, infatti è praticamente finito, che ve lo dico a fa. E poi due new entry, questi qua me li ha regalati Miki, sono stati base Top Coat della Essence, che ho trovato fantastici, utilizzati soprattutto in combo. Questi qui mi fanno durare lo smalto abbastanza, anche quella della Fabi, quello della Fabi. Come smalti invece vi promuovo i Nail Pro di Kiko, i Power Pro, perché dico sempre Nail Pro di Kiko, di cui vi ho preso in rappresentanza due colori che sono i miei preferiti, e sono in versione un po' più autunnale, questo qui che è il numero 21. E questo qui invece che uso tantissimo d'estate, mi piace, lo adoro per i piedi. Vedevo roba che si muoveva sui panni stesi, infarto. Questo qui che è un colore un po' sparaflesciato, stupendo, è il numero 10 e lo adoro, entrambi questi qua di Kiko. Poi, nella seconda parte dell'anno, cioè dall'estate in qua, sono entrati a far parte dei top, super top. Questo qui di P2 che mi ha fatto conoscere Miki e che praticamente, ragazze, è un colore meraviglioso, cioè meraviglioso veramente, ed è il numero 200 Crazy Beauty, tanto non si legge. E poi questo qui di Mesauda, di cui poi ne ho un altro, però quello che avete visto nei regali di Natale, però quello non l'ho provato tantissimo come questo, quindi non ve lo posso mettere tra i top, però vi metto questo qui di Mesauda, il numero 303, che è una specie di top, diciamo, come colore, è praticamente senza glitter, senza nulla, come quasi tutti questi smalti, perché a me gli smalti con i glitter non piacciono. Ragazzi, questo qui, una stesura coprentissimo, e dura tantissimo, effetto gel, wow. Un altro, invece, quando mettevo il rossetto, lo smalto rosso, sto cercando di correre ma non ce la farò mai, e mettevo quasi sempre questo qui che mi hanno mandato un'azienda, la ND24 mi sembra, poi vi metto il nome di questa azienda, ve lo scrivo così evitiamo di sbagliare. Ed è, io ho preso questo qui rosso che è Champions Red Nagellac 02, non si leggerà mai, poi vi scrivo tutto sotto, ed è un rosso stupendo, è proprio rosso, non è un rosso aranciato come sembra qui, io vedo nell'anteprima aranciato, è proprio rosso rosso, l'ho adorato, tutte le volte che ho messo lo smalto rosso, che a me piace tantissimo con le unghie corte, il colore è proprio questo che si vede da qui, e ho messo questo, durata ottima e coprenza fantastica, anche un pennellino che mi piace molto. Allora, passiamo. Allora, come base vi devo citare solo questo qui di Bourjois Ultimix, che ho adorato, l'ho preso nella seconda parte dell'anno e l'ho amato, perché mi fa un effetto veramente di pelle idratata, però coprenza media, diciamo, veramente mi dà un bel effetto sulla pelle e lo sto amando. Ci sarebbero anche altri prodotti che ho usato, però siccome risalgono ad anni precedenti non ve li ho voluti mettere, sto cercando di mettere delle cose che non sono, diciamo, proprio del 2015.
sempre per il viso, i blush che ho praticamente come top di quest'anno sono stati, allora, questo qui edizione limitata di Kiko, della Brasilia, quella lì dei mondiali, non mi ricordo, che purtroppo non si trova, credo più, che è stato lo 03 Brazilian Pink, il mio colore, questo qui ragazze, io praticamente l'ho bombato, sta diventando piatto, cioè soprattutto dal lato rosa, che l'ho usato tantissimo, è fantastico, stupendo, veramente un colore sfumabilissimo, wow, questo tutto l'anno lo uso. Invece per i mesi invernali adoro questo qui di Sleek, che è il colore Antique 142, qui, ed è questo colore un po' più scuretto, un po' più vinaccio, non è un vinaccio, è tipo un rosa molto scuro antico. Bello, un bellissimo colore, veramente fa un effetto wow, soprattutto in inverno, quando si fanno quei trucchi un po' magari più forti. Questo qui perché viene molto leggero sul viso e quindi si fa sfumare bene e vi dà un effetto quasi come se aveste proprio un effetto naturale, anche se lo vedete così scuro, ma dà un effetto naturalissimo, stupendo. Per l'estate invece il top è stato questo qui di MAC, il Petal Power, che ho adorato, e ha questi riflessi, un blush cotto, stupendo, durata pazzesca. E nell'ultima parte dell'anno, come new entry, c'è stato questo qui della Kiko, lo Shade Fusion Trio Blush 05, in questo pack meraviglioso. Questo qui, ragazze, è un colore dove dovete almeno swatchare. E sembra banale, ma non lo è per niente. È stupendo. Io lo amo, lo adoro, mi piace tantissimo. Lo sto usando in quest'ultimo periodo tantissimo. E ve lo consiglio veramente. Quindi veramente top. E poi non costano nemmeno tanto, per il prodotto che è. Poi passiamo alle palette. Perché non vi promuoverò prodotti ombretti mono, perché io non li uso quasi mai. Quasi mai. Solo alcuni in crema. Però diciamo che per la maggior parte uso le palette e vi promuovo questa qui della Kiko, che ormai è un best seller per me, ed è questa, la uso quasi per tutti i trucchi che faccio. Il colore bianco c'ha la conchietta, ormai si è affossato, e i miei colori preferiti sono tutti, diciamo tutti. Quello che uso leggermente meno è questo dorato, ma sono tutti usatissimi. Anche questi che sembra che siano nuovi, non sono nuovi perché sono molto intensi, quindi ne va usato proprio pochissimo. Ed è fantastica. Questa era della collezione, mi sembra Dark Heroine, ed era la 01 Lounge Warm Tones. Lounge Warm Tones, quello lì. Poi un'altra palette che non mi sono mai pentita di aver comprato, anzi, veramente è stupenda per trucchi tutti i giorni, è la Naturalize di Too Faced, che ho usato anche questa tantissimo quest'anno, e ha tutti questi colori nude, marroncini, con qualche colore un po' più rosato, dorato, stupenda. Poi, nella seconda metà dell'anno, è entrata dall'estate più che altro, la Too Faced Chocolate Bar Semi Sweet. E ragazze, la di questa palette ve la devo promuovere perché è veramente wow, ha dei colori pazzeschi, il profumo che fa di cioccolato, che ve lo dico a fare. Purtroppo la mia ha avuto un problema tecnico perché la mia palette a un certo punto, qui dietro come vedete, ha una cerniera, cioè un pirulino tipo di ferro, di metallo, che si infila da entrambe le parti e tiene il coperchio attaccato, no? A un certo punto questo pirulino ha deciso di uscire da una delle due parti e il mio coperchio si è staccato, ragazze. È una palette che costa un botto di soldi, non vi dico i miei nervi. Comunque, per aggiustarla, ragazze, io a un certo punto mi è preso l'istinto violento, l'ho scaraventata, praticamente gli davo le martellate, proprio martellate, e la palette comunque ha resistito alle martellate, non si è rotto nessun ombretto, e i colori sono questi qua. È stupenda, veramente meraviglia. Ci vado con cautela perché ho sempre paura che si rirompa di nuovo il coperchio. Credo che sia capitato solo a me. Tra l'altro, né Too Faced né Sephora mi ha dato nessun tipo di, non dico che mi rimborsassero oppure qualcosa, però potevano almeno scusarsi per l'accaduto, invece niente, visto il costo della palette. Comunque, colori stupendi, meravigliosi, ragazze. Se vi piacciono questi tipi di tonalità naturali, però un po' più calde, non dovete esitare perché è veramente wow.
poi, new entry dell'ultimo periodo dell'anno è stata la Cocoa Blend di Zoeva. Questa qui, che anche questa ha dei colori che mi piacciono da morire, e con questa si possono fare dei trucchi anche meno nude perché ha questo colore qui, questo bronzo che da lì sembra dorato, ma è bronzo praticamente. E poi c'è un colore che è un po' più tendente leggermente al prugna, insomma, è una palette veramente stupenda, dei colori matte, dei colori glitterati. E una scrivenza ottima, la durata ottima, poi c'è una confezione di cartone molto comoda, leggera da portare in giro, quindi stupenda. Passiamo al pezzo forte che è la mia croce delizia, cioè i rossetti, quindi preparatevi, mettetevi comode, cercherò di stringere, ma è difficile. Allora, due matitoni che vi devo promuovere perché a me sulle mie labbra durano tantissimo, sono questi di YSL con i Simply Red che io ho nel colore. Ci fosse scritto da qualche parte sarebbe stupendo. Comunque, credo che fosse il colore, ecco, 02 fucsia. Questo qui è 03 Chianti. Ragazzi, a me questi matitoni durano tantissimo. Sì, sono matte naturalmente sulle labbra e non mi fanno nessuno scherzetto, nessun inconveniente, non mi escono, non mi sbordano. Promossissimi, costano mi pare 3,90 euro, una roba del genere, stupendi. Sempre rimanendo in tema di matite, devo promuovere la matita pastello di Neve Cosmetics, la sfilata. Questa matita qua, che è pure consumata, diciamo, che io abbino a quasi tutti i rossetti che hanno un colore che va dal fucsia, un po' freddo, al diciamo violaceo, perché si abbina molto a tutti questi rossetti, anche a Rebel a volte l'ho abbinata. Stupenda, ve la consiglio. E poi devo promuovere sempre di YSL con questa tinta. Io vi promuovo proprio questo colore, il 12 Viola Orchidea, che tanto non si vede che ve lo dico fa, che è veramente stupenda. E devo dire che il colore è proprio questo. E per me, come durata sulle labbra, supera Flat Out Fabulous. E poi un puntino più cupa, e mi piace tanto questa cosa, quindi devo dire top, proprio top. E poi vi voglio promuovere che erano edizione limitata, non so se riuscirete a trovarle ragazze, ma se li trovate prendeteli, e questi rossetti della collezione Rebel Romantic di Kiko con le matite abbinate. I miei preferiti al momento sono lo 05 con la matita abbinata e lo 02 che porto adesso, ma non ho la matita perché è stata esaurita subito, e sarebbero questo color nude, lo 02, e questo 05 invece, che è anche in una foto della sigla, diciamo, iniziale, e quello dove si vede che ho, mi sembra, il coniglio di Mickey. Sì, credo in quella foto lì che indossavo quel rossetto, questo rossetto. Poi vi devo promuovere questi qui di Wet n Wild. In particolare il mio top di questa linea è lo Sugar Plum Fairy, che è quello che su di me dà la resa migliore e quindi lo adoro. E praticamente diciamo che è simile a Rebel, ma non sono uguali perché Rebel su di me vira totalmente verso un'altra tonalità, quindi no. Vi promuovo anche Rebel perché è un rossetto che ho usato tantissimo, tanti, anche se sembra nuovo, ma questi rossetti non è che uno ne mette 300 passate, perché è molto molto scrivente e adorato proprio. Vi promuovo della MAC, cioè vi promuovo i miei top della MAC, quelli che ho usato di più sono stati Flat Out Fabulous, ragazze, adoro. Però lo uso più in estate perché rispetto alla tinta di YSL nemmeno cupo e quindi mi piace di più in estate che in inverno. Shore Orchid, che è praticamente forse è stato il mio primo rossetto MAC, credo, non mi ricordo. E questo qui invece, anche se è un po' sparaflesciato, mi piace tantissimo in inverno, stranamente. Lo adoro, lo stramo, è un colore veramente unico che io non ho trovato ancora in nessun altro rossetto. Nell'ultima parte dell'anno, tipo da novembre, ottobre, sì, credo ottobre, Captive è stato quello che ho utilizzato tra, diciamo, i color labbra, quello che ho usato di più e l'ho amato tantissimo, mi dura tanto veramente sulle labbra, è un colore che,
colora le labbra, ma è naturale e quindi è stato proprio un must che quando non sapevo che rossetto mettere prendevo lui. Poi un'edizione limitata, purtroppo, mi dispiace ragazze, il Pleasure Bomb di Rihanna che io l'anno prima avevo, cioè ce l'avevo, ma non lo mettevo mai. Quest'anno l'ho riscoperto, diciamo, e sarebbe questo qui, vabbè, il pack è stupendo di questo rossetto. Non so, mi faceva un po' paura metterlo. Poi ho scoperto che invece mi sta benissimo, benissimo, e l'unico motivo per cui lo uso poco è perché praticamente sto per eliminare già la firma di Rihanna nella pool, sta cosa mi turba, però è un matte che sulle labbra non è completamente matte, ma rimangono molto idratate, molto, come si dice, confortevole, come texture è confortevole, non è come per esempio un Ruby Woo che dopo un po', cioè già subito quando si mette si sente il bisogno di mettere qualcosa che idrati, no. L'ultimo rossetto che vi faccio vedere è stata sempre una new entry, anche questo qui l'ho adorato, è di Urban Decay, della linea matte, e questo qui è l'After Dark, della linea matte. È un colore meraviglioso e anche questo lo indosso in una foto della sigla iniziale, quella dove si vede che ho quel rossetto un po' viola, con i capelli lisci, e lo amo, lo adoro. Nella bulle sembra un colore un po' diverso rispetto a come nella realtà, poi sulle labbra è ancora più bello. È stato un top perché tra l'altro su di me dura tantissimo e non mi dà nessun tipo di fastidio o di problema. Ragazze, sono riuscita a farvi vedere tutto cercando di correre come una pazza. Non vi ho fatto nessuno swatch perché sennò veramente, ragazze, qua ci volevano 50 minuti. E spero che tra questi top ci sia qualcuno anche vostro. Insomma, ditemi anche i vostri top in modo che riusciamo un attimino a provare nuovi prodotti, magari già sperimentati da altri, quindi si va anche più sul sicuro. E spero, insomma, che con questo video vi ho tenuto un po' compagnia. Il sole se ne sta andando, lo salutiamo, bye bye. E, vado ad entrare i panni stesi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze, un bacione!